All'interno del progetto Luminous Bees io sono il consulente scientifico, uno dei cofondatori, ma ovviamente la maggior parte del lavoro viene fatto dai ragazzi, cioè dai fondatori Rinolfi e Marcenaro. Beh, lo scopo principale del progetto non è solamente la media aerial arts, cioè questa nuova forma di artistica, ma soprattutto quello di integrare tra di loro arte, tecnologia, con un occhio un po' a quello che saranno gli sviluppi futuri. Ovviamente l'aspetto dell'entertainment e delle postazioni elettroniche, della possibilità di creare delle installazioni artistiche, è un mezzo per poter poi andare avanti verso altre applicazioni. Beh, il 3D Lab Factory è un laboratorio di ricerca, ma è anche un'opportunità che qui al campus si è venuta a creare, grazie al finanziamento iniziale di un master che si è svolto nel 2011-2012, e poi è diventato un laboratorio di ricerca del mio dipartimento, che è il DIBRIS, il Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi dell'Università di Genova, ma soprattutto adesso sta diventando una, come si dice in inglese, una facility, cioè un posto dove è possibile sperimentare, applicare le nuove tecnologie a quelle che sono i contesti della comunicazione del XXI secolo, i contesti della tecnologia anche avanzata, come possono essere i droni. Diciamo che come sta succedendo adesso, che si stanno introducendo delle modifiche nel sistema dell'automotive, cioè nel sistema delle automobili, incominciano ad esserci i sistemi di parcheggio automatico, i sistemi delle automobili che possono circolare senza, diciamo, il controllo continuo del pilota. Così potranno esistere nei prossimi decenni, suppongo si svilupperanno, delle attività in cui sarà interessante utilizzare queste macchine. Poi quante queste macchine rimarranno controllate dall'uomo e quanto invece diventeranno dei veri e propri robot autonomi, beh, questo non sarà solamente la scienza, ma anche un po' diciamo quello che sarà lo sviluppo tecnologico e soprattutto lo sviluppo di mercato. Per darvi un'idea, nel 1990 erano usciti i primi prototipi di quelli che si chiamano i vacuum cleaner, cioè i Roomba, quelli che servono per pulire nelle case e togliere la polvere, e adesso sono diventati uno strumento abbastanza normale nelle nostre case. Quindi ci vorrà un po' di tempo, ma probabilmente anche i droni diventeranno uno di quegli oggetti che vedremo circolare nelle nostre città e nelle nostre case.